Ben ritrovati con A Tu per Tu, la seconda puntata di questa nuova stagione. Devo dire, intanto ringraziamo l'ospite di questa settimana, Francesco Ruscelli, uno dei due reggenti della segreteria del PD, ma l'unico candidato, dobbiamo dire così. Sì. Okay. Poi spieghiamo un pochino meglio. Poi diciamolo, che qui da una settimana all'altra le novità non ce le facciamo mancare. Non ce le facciamo mancare. La pausa estiva ci ha sconvolto i riferimenti, qualunque tipo di riferimenti. È vero. Beh, questa settimana, un altro sconvolgimento, non da poco. Assolutamente, che invece la puntata della settimana passata, insomma, chi si loda si imbroda, però devo dire che ha avuto un buon successo. Allora, tanti sconvolgimenti, tanti. Tu parlavi di un certo Matteo Renzi che aveva fatto la scissione con il PD. No, perché se ne parlava giusto appunto a Cortona. Sempre Matteo si chiama, eh? Sempre Matteo si chiama, lo so, sarà il nome. Parlavamo a Cortona anche con Francesco Ruscelli, noi ci siamo visti in occasione della convention di Area Dem, dove peraltro noi per primi, insomma, la sera stessa abbiamo, diciamo, anticipato, se non in via ufficiale, il fatto che appunto per la candidatura della segreteria provinciale, in questo caso, del Partito Democratico, Matteo Bracciali avrebbe fatto sostanzialmente un passo indietro e quindi tu saresti stato, diciamo, il candidato unico. Allora, da dove vogliamo cominciare? Perché i temi sono tanti. Ma io direi, intanto facciamoci dire da lui che cosa ci aspetta, che cosa sta succedendo nel PD aretino, quindi quando sarà il nuovo segretario, soprattutto, insomma, che volete fare con cioè, che volete fare, perché qui cioè, l'avete capito che a parte che i giovani non hanno lavoro, che c'è chi vive male, che gli imprenditori, i professionisti, i commercianti, ora mi vengono in mente questi perché in questo momento c'è il pagamento delle tasse, che prima si pagavano a maggio, ora siamo arrivati a settembre. Come no? E la maggior parte, ma non qualcuno così, no, la maggior parte, forse la stragrande maggioranza dei contribuenti non è in grado di pagare, non è in grado di pagare. Quindi vuoi perché ha fatto le rottamazioni di precedenti posizioni, vuoi la crisi, vuoi le difficoltà, comunque vi garantisco, lo tocco con mano, non sono in grado di pagare. Poi penso ai disoccupati, penso chi il lavoro non ce l'ha, eccetera. Insomma, vi volete occupare degli ultimi oppure ora dico una cattiveria, insomma, vi vanno bene le cene ai Parioli come ieri sera per festeggiare l'Italia viva, come che è l'Italia, insomma, vi va bene quel mondo lì? Beh, allora, innanzitutto grazie per l'invito, è sempre un piacere venire dagli amici di Arezzo TV a fare qualche riflessione sull'attualità politica e anche le problematiche, le opportunità che abbiamo davanti. Allora, innanzitutto un flash molto breve rispetto alla situazione del partito. Sì, come ricordavi giustamente, siamo arrivati, credo non per caso, ma anzi per effetto di un lavoro anche di approfondimento, anche delle diplomazie politiche delle varie aree del partito, a una convergenza unitaria sulla mia proposta di candidatura a segretario provinciale. In questo ringrazio sicuramente Matteo Bracciali della disponibilità che ha dato per raggiungere questo obiettivo, e con Matteo sono sicuro che collaboreremo dopo il congresso per rafforzare ulteriormente il partito in provincia e nel territorio. Sicuramente sono giorni complicati per il Partito Democratico, perché la scissione, anche se a oggi è più il caso di parlare della fuoriuscita di Renzi e di un gruppo di parlamentari. La scissione è un fenomeno culturalmente di popolo che dovrebbe riguardare una parte del territorio, una parte degli iscritti, dell'elettorato. Al momento si sta parlando della costituzione di gruppi parlamentari autonomi, ma in prospettiva della costituzione di un soggetto politico. Vedo ancora molta incertezza anche in molti sostenitori di Matteo Renzi, che è giusto ricordarlo, è stato per 5 anni il segretario del Partito Democratico, anche il mio segretario.
Io devo dire che non ho condiviso e neanche compreso fino in fondo le ragioni, che non siano ragioni molto tattiche, di questa uscita. Così come non ho compreso a suo tempo e giustificato l'uscita di un altro segretario che è Pierluigi Bersani, poi ha dato vita a Leo. Questo perché il Partito Democratico... Quello era un no a Renzi. Che però, nasce... No? Sì, quello era un no a Renzi, quello di attuale è un no al PD come è attualmente. Non mi pare che sia un partito che si riconosce in bandiera rossa. Questo è stato strumentalizzato, io credo, in maniera anche non corretta. Ci sono stati alcuni militanti che alla Festa dell'Unità hanno intonato questa canzone, è un fattore culturale, sì, ecco, certo. non hanno intonato l'inno sovietico, insomma, la bandiera rossa, un fenomeno culturale, come altre canzoni in altre fasi. Quindi quello che però io non riesco a comprendere è perché all'indomani di una stabilizzazione che c'è stata nel paese con la nascita del governo giallorosso e con una prospettiva anche di lungo periodo di gestione del paese, con una piattaforma programmatica di 29 punti molto articolati e che guardano alle persone che ricordava Faltoni, cioè c'è un'attenzione nel programma del governo a quelle che sono le persone più in difficoltà, siano esse persone che sono senza lavoro, giovani, persone che sono fuori dal circuito produttivo, ma anche imprenditori, commercianti che versano in uno stato di difficoltà. Infatti uno dei perni centrali della prossima azione, oramai imminente, sarà quello di evitare un drammatico aumento dell'IVA che è previsto dalle norme di salvaguardia europee e che rebus sic tantibus, cioè se non vi fosse stato il cambiamento, lo scossone di agosto, probabilmente sarebbe accaduto con l'approvazione della finanziaria a dicembre. È chiaro che il baricentro del Partito Democratico è un baricentro che nelle intenzioni del sostegno a questo governo e anche nella piattaforma politico-programmatica che ha sostenuto Nicola Zingaretti, attuale segretario, guarda alle persone in difficoltà per prime. E credo che anche a livello locale dovremo tradurre, declinare questi progetti in proposte concrete per il territorio. Facendo cosa? Coordinando il lavoro delle amministrazioni di centrosinistra, guida PD o comunque le liste civiche di centrosinistra, in maniera da creare anche una cornice di proposte ideali su questi temi come su altri, come quello dell'ambiente, del rispetto energetico e non solo, e dall'altra parte lavorare per riconquistare quelle amministrazioni che non guidiamo. Tra cui quella del capoluogo. Allora, questo modello di governo, no, che non la possiamo chiamare un'alleanza, non è, giusto? Quale? Quello che abbiamo appena visto nella formazione del Conte Bis. Ma quello non è detto, no, non no, mi sembra. No, è un'alleanza, contrario, cambia molto rispetto a prima. No, quello... Come secondo lei, secondo te può essere, ma ci siamo dati del tu, sì, può essere declinata anche a livello locale, visto che insomma ci sono le imminenti elezioni amministrative e nell'ultima tornata il Movimento 5 Stelle si era guadagnato 2 seggi in Consiglio Comunale. Forse rispetto all'attività poi in Consiglio sono stati un pochino più soft rispetto a quello che uno si poteva aspettare, però insomma... ecco, è declinabile questo, chiamiamolo accordo, questa alleanza, chiamiamola come volete. Allora, diciamo questo, che la nascita del governo Conte 2, Conte Bis, no, perché non è proprio la riproposizione del modello precedente. C'è uno schema di geometria politica completamente diverso e anche il baricentro, l'asse politica del governo è completamente spostato da un'altra parte rispetto a quando c'era Salvini. Però questa alleanza si configura appunto non come un contratto di governo tra Lega e 5 Stelle, che abbiamo visto produrre grandi fibrillazioni, ma non costruire un clima di collaborazione anche nel territorio, con la sostituzione appunto in alleanza politica, cioè un cambio di paradigma che ha l'obiettivo, sulla base di una condivisione programmatica, i 29 punti di cui parlavamo prima, di arrivare a costruire una nuova maggioranza
e arrivare a governare il paese con una prospettiva di lungo periodo. Le ricadute le vediamo già oggi nel territorio, perché la prima regione che andrà a votare sarà l'Umbria tra poche settimane ad ottobre. In Umbria, rispetto a alcune settimane fa, si sta facendo un ragionamento di condivisione di un progetto politico comune tra 5 Stelle e PD, in quel caso con l'ipotesi di una candidatura civica che sarà, diciamo, potrebbe essere sostenuta da queste forze politiche, ma comunque è l'inizio di un nuovo ragionamento politico. Credo che anche ad Arezzo e nel nostro territorio si debba fare delle verifiche per comprendere se si può intraprendere un percorso analogo. Nessuno dice che lo faremo, nessuno dice che a oggi ci saranno le condizioni, dobbiamo però provare a costruirlo un percorso. Anche perché nel 2020... se governiamo a livello nazionale e inizieremo a governare le regioni, sarebbe auspicabile che la proiezione di questa coalizione vi fosse poi anche nei territori. Sempre allora, che il governo non... No, certo, quello che ha fatto... Non cada prima, insomma. Quello... Non è per tirarla, però... No, diciamo, dire... te ci vuoi far, mi vuoi far parlare no. di Renzi, che io... No, ma io, cioè, figurati, non... Io non so se è il cognome o il nome, ma io penso più il nome, perché anche Salvini non è che sia uno dei miei... Preferiti. No, cioè, se ne farà anzi, è preferito per criticarlo, insomma, anche perché non condivido, diciamo, nulla di quello che fa, ma anche di Renzi poco. No, credo che sicuramente questo fatto che a 2 ore dal giuramento, quindi del perfezionamento del cerchio, uscire in questo modo come ha fatto lui, ma anche con le affermazioni che ha fatto lui, perché io sentirgli dire, dice, io ho lavorato nello studio dove ci ha lavorato Machiavelli, quindi, cioè, voglio dire, allora che io veramente mi si rizza i capelli, perché allora se io vorrei sapere dove ha camminato Berlusconi per vedere, ci cammino anch'io a vedere se acquisisco i suoi soldi, cioè, ma con chi pensano di parlare questa gente? Voglio dire, io credo che sia fatta un'operazione inqualificabile, ma direi che, però, insomma, noi abbiamo il segretario. Sì, del, no, no. Vabbè. Non è ancora segretario. Formalmente sono il candidato. Poi gliela tiriamo. Ma qui siamo, ho capito, ma no. Cioè, è vero che questo PD ci sorprende qualunque cosa. Diciamo che molto probabilmente tra 10 giorni sarò, ecco, il segretario, no, provinciale. Allora, io direi che cominciamo... Allora, il prossimo segretario, stiamo attenti a come si parla, perché se no... il prossimo segretario... Oramai le elezioni alle porte, eccoci, Arezzo credo, e lui sarà segretario della provincia, ma insomma credo che l'impegno principale sia nel comune di Arezzo, anche perché non credo ci siano altri comuni che il prossimo... Ci sono anno. Le regionali nel 2020. Vabbè, ora quello se ne occuperà lui, ma insomma... cioè, per una certa parte dire, forse sì, per una certa parte... In parte, ma insomma io credo che ci avrà un gran lavoro sicuramente su Arezzo. E, allora io, ecco, vorrei un attimino... capire quale sarà la linea da seguire, quindi intanto quando uscirà questo candidato del centro-sinistra o della nuova formazione, che sia la ripetizione di quello che succede a livello nazionale, e soprattutto, anche se ora non sarà possibile individuare la persona, che caratteristiche dovrà avere, quale sarà l'obiettivo di questo Partito Democratico aretino, perché Arezzo credo che abbia veramente bisogno di qualcuno che si occupi dei problemi della nostra città, che non solo sono di carattere sociale, la deurbanizzazione che sta perdendo abitanti, la crisi economica. Io penso che la crisi del tessuto economico aretino è incredibile, non se ne parla, ma è incredibile, forte, molto forte. Il fatto che il mercato immobiliare non esiste più, cioè chiunque ha investito in un immobile e volesse monetizzarlo, non lo monetizza. Arezzo non si monetizza che non si vende. Non si vende. Cioè, costa si... Ecco, ma allora... soprattutto non ci sono dei grossi investitori che vogliono scommettere sul nostro territorio. No, ma proprio anche nelle, costi di nelle, lavoro, nell'economia, diciamo così, allora... locale. Ecco, allora vorrei capire dal prossimo segretario, cioè, quindi... come vi volete muovere, come volete fare a riconquistarvi l'amministrazione di questa città? Ce lo dice dopo la pubblicità? Va bene. Vai. Allora, ci siamo lasciati con i tanti interrogativi che David ha posto al
candidato alla segreteria provinciale del PD, insomma, prossimo alle elezioni, quindi come sarà scelto il candidato, se avrà una targa vera e propria politica o se invece magari, chissà, sarà una civica appoggiata da voi e chissà anche il Movimento 5 Stelle, ma soprattutto come pensate di risolvere, insomma, di dare quelle risposte ai problemi di cui parlava Davide, diciamola, la crisi economica uno su tutti, ma non è solo quello, è una crisi anche sociale, no? Quella io, che sta per esempio, l'altra volta, territorio. La trasmissione scorsa ha fatto notare ad Angelo Rossi che nelle precedenti elezioni un cavallo di battaglia di questa amministrazione era l'insicurezza della città, il degrado, e tutti ci ricordiamo le sagome che venivano affisse, apposte nelle vari angoli della città a indicare il degrado. Poi dopo molte di quelle sagome si sono trasformate in morti veri, non ce lo dimentichiamo, quest'inverno è morto gente che in strada. È vero che sono state chiuse le gallerie che c'erano e ora perché non andesse dentro la gente a drogarsi, ora si drogano lì fuori, e i parchi, basta andarsi, li vivi i parchi, ti rendi conto che ci si spaccia, ci si prostituisce, ci si buca, cioè non è cambiato niente. Quindi la domanda che avevo fatto a lui era: o era sicura, cioè oggi è sicura come lo era 5 anni fa perché non è cambiato niente, oppure voi avete stati bravi a far credere alla gente che era insicura e invece non lo era. Però ecco, voi, abbiamo inserito diversi argomenti, ci vuole dire, vuol dire agli elettori come pensate di affrontare i problemi della gente, quindi la campagna elettorale, perché insomma nella campagna elettorale si dovrebbe dire quello che si va a fare, no? Presumo, insomma. Dunque, per quanto riguarda la prima questione, che io non eludo mai le domande, quindi il tema Renzi, allora io dico questo: Matteo Renzi ha fatto la sua scelta di uscire dal Partito Democratico per percorrere un'esperienza politica diversa, tentando di costruire un nuovo contenitore politico all'interno del centro-sinistra e comunque sempre nell'ottica di una di una maggioranza di centro-sinistra. Quindi, detto questo, però, tutti coloro che negli anni hanno sostenuto Matteo Renzi a livello nazionale, ma io mi riferisco in particolare in provincia di Arezzo, sanno che nel Partito Democratico continueranno a trovare un luogo dove, con pluralismo, lealtà, rispetto e disponibilità, si potrà continuare a esprimere sensibilità politiche diverse, perché il Partito Democratico nasce sull'impianto dell'Ulivo di fine anni 90 con l'obiettivo di parlare a quei cittadini, sì, tra l'altro nel nostro a Gargonza è nato l'Ulivo quando Marco Meacci era sindaco in quel periodo, in un contenitore, appunto il Partito Democratico, che è costruito dalle sensibilità riformiste, cattolico-democratiche, laiche. Quindi vogliamo continuare a fare sì che il Partito Democratico sia il partito che mette insieme queste sensibilità. Abbiamo avuto dei problemi nell'arco degli anni, ma insomma è anche vero che il Partito Democratico deve essere considerato come un percorso, e questa tappa una tappa del percorso del Partito Democratico. Per quanto riguarda il tema di Arezzo, allora, premetto, io non voglio assolutamente dare l'impressione di voler bypassare comunque il livello comunale del partito, che ha anche una competenza statutaria nella scelta delle candidature, eccetera. Certo è, come ho più volte detto, che il tema di Arezzo, della riconquista del comune di Arezzo, è il tema centrale della provincia di Arezzo. Quindi la questione non riguarda solo i cittadini e i militanti e dirigenti del Partito Democratico Aretino, ma riguarda tutto il territorio provinciale, perché con le ultime elezioni, anche amministrative, con la perdita di Cortona, il centro-sinistra rischia di essere relegato, e con esso il Partito Democratico, a una posizione di minoranza culturale ed elettorale e quindi di marginalità a livello politico. Quindi per noi è fondamentale riconquistare il comune di Arezzo, e con la riconquista del comune di Arezzo intraprendere una stagione di riconquiste anche negli altri comuni.
Montevarchi, Sansepolcro, Castiglione Fiorentino e via via tutti i comuni che andranno al voto. A mio avviso il candidato a sindaco dovrebbe essere il punto conclusivo di un percorso di individuazione di una strategia, di una coalizione e di un progetto politico che poi il candidato sindaco o la candidata sindaca implementerà, ma che deve essere fortemente connotato in termini unitari, di capacità di espansione e anche simbolicamente rappresentare un punto fermo per i cittadini aretini. Un volto nuovo o uno un pochino più conosciuto? O non Secondo avete ancora... me è prematuro rispondere a questa domanda. È prematuro anche se credo che la riserva dovrà essere sciolta nell'arco dei prossimi due mesi, diciamo. Cioè non è che... A Natale ce lo dice, insomma. Io credo che prima della fine dell'anno dobbiamo provare ad avere il candidato sindaco e nel frattempo costruire queste condizioni. Poi vedremo ce la faremo chi a trovare... sarà... a lanciare un soggetto nuovo, insomma, non voglio essere... Ma insomma, è una possibilità, certo. Possiamo, oppure ci dobbiamo rivolgere ai soliti gerontocrati della politica. Credo non sia un'opzione da escludere, però è giusto consentirci anche a organismi dirigenti pienamente legittimati, cioè tra pochi giorni, di poter affrontare la questione. Una cosa è chiara, il tema di Arezzo unito a quello delle regionali saranno i due nostri principali temi su cui lavoreremo dai primi di ottobre, quindi credo non mancherà occasione di riconfrontarci su questo tema nelle prossime settimane. Allora, vogliamo invece, visto che non riusciamo a ottenere nulla su... un po' presto, sì, ancora non devono eleggere il segretario, poi un pochino presto, questo io lo devo dire, no? Si intuisce molto questo suo necessità, che da una parte anche condivido, no? A me non mi piace l'uomo solo al comando, è chiaro che se uno comanda da solo tutti questi equilibrismi che lui ora ha non c'ha bisogno di farli, quindi è bene che uno si confronti. Però effettivamente modo diverso di fare politica, tu dici, no? Sì, diciamo che oggi piace purtroppo il personaggio alla Matteo, che sia uno dei due, in cui io ripeto, credo siano la stessa due facce della stessa medaglia, ma comunque mi non sembra lasciamo... che culturalmente rappresentino due antitesi, ma insomma, poi che abbiano delle caratteristiche caratteriali, magari anche simili, magari su questo posso essere d'accordo, ma politicamente Matteo Renzi è una cosa molto diversa. Io comunque non lo so, sarà un problema mio, ma me li sono trovati sempre, mi si sono almeno sempre trovato a scontrarmi. Sono al nord o al sud, ma io ti dirò, Greta, no. Io non sono nemmeno di quelli che giustifica... Uno ci si porti, uno l'altro... No, ma lascia... voglio dire, l'altro ha trasformato, ora insomma, vogliamo dire, l'accoglienza in uno strumento di profitto, io insomma... Questo come affermazione è un po' forte. Non la condivido molto. È un'affermazione che per qualche soggetto vale, non va generalizzata, perché molte strutture che hanno fatto accoglienza, io l'ho sempre difesa, però ribadisco... quel tipo di accoglienza con la possibilità, insomma, ragazzi, se Salvini è arrivato dove è arrivato perché è riuscito a fare la campagna elettorale su quel tipo di accoglienza, quindi a creare da un lato, l'ha impostata tutta sui migranti, lui quando prende i porti l'ha chiusi quando è andata al governo, però, ma lui ha preso la Lega al 4%, l'ha portata al 17% sull'accoglienza che era stata data precedentemente. Delle elezioni europee e dei sondaggi sono d'accordo, però secondo me il punto è un altro. Quando tu fai il ministro dell'interno, non hai il compito di andare a soffiare su quelli che sono i problemi dei cittadini. Sì, però Ruscelli gliel'ho detto ora. Ma hai il compito di risolverli. Ruscelli, non avevamo mai visto in Italia un ministro dell'interno che ha svolto il suo ruolo come ha svolto. Dopodiché, a questo punto, mi pare che il fatto che nelle ultime 20 giorni l'indice di gradimento di Salvini sia calato di 15-18 punti,
però ci dia degli indicatori anche sulle cose. Non ci dimentichiamo del passato, perché Salvini prende la Lega, oramai fammelo dire con chiarezza, prende la Lega al 4, la porta all'attuale 17, perché nel Parlamento è al 17%, facendo una campagna elettorale contro quel modo, quel tipo di accoglienza che era stata fatta da Renzi, dal governo precedente. Ok? Quindi l'accoglienza precedente, che ora di fatto è stata smantellata, però quel tipo di accoglienza che da un lato permetteva cooperative, strutture anche valide, ma anche al privato, al singolo privato che voleva fare accoglienza, di poterci fare business. Mafia Capitale, cosa dice Buzzi? Si fa, ora si guadagna più con i migranti, con l'accoglienza dei migranti, che con la droga. Quindi ora non ci torniamo sopra. È stato un errore, quello l'ha commesso chi l'ha fatto, e l'ha fatto Renzi. Quindi, e l'altro ci ha fatto tutta la campagna elettorale e è ora dove ci troviamo. Però le vorrei chiedere, se no il tempo qui stringe. Sì, poi gli devo fare una domanda. Ma questo sindaco, quindi stiamo parlando di Ghinelli, ha amministrato bene? Siete contenti di come ha amministrato la città? Vi piace com'è Arezzo oggi rispetto a come era 5 anni fa? E quindi insomma ce lo possiamo anche lasciare, se dovesse essere che vi piace, cioè, dire, oppure ritenete che ci sono stati dei errori, che la città non è stata gestita bene? E l'ultima cosa che vorrei, che ci dicesse qualcosa sulle vicende Coingas, Estra, insomma, ci volete dire qualcosa? Faranno parte della campagna elettorale, secondo lei? Allora, dovessi dare un giudizio dell'operato di Ghinelli e della sua giunta, in tutta franchezza, il voto sarebbe 5-, dal mio punto di vista. È proprio un'insufficienza quindi, grave. Però. No, ma insufficienza vale. Grave, come quando si faceva il compito di Greco, l'insufficienza grave era il 4. Il 4, va bene? Sì. Cioè il 4 esatto. Significava la condanna a morte per l'estate, va bene? Esatto. Che vuol dire che si era rimandati, bisognava fare le versioni per tutta l'estate, studiare, e va bene. Quindi per me un 5-, che vuol dire non avere probabilmente colto quella che era anche l'opportunità che una lista, cioè una coalizione nella quale la lista collegata al sindaco ottiene, mi pare, più del 20%, quindi con un mandato personale fortissimo rispetto alla coalizione dei partiti, quindi una capacità anche di dare dei segnali personali importanti. A mio avviso questi segnali personali non sono arrivati, e man mano che si andava via la Lega ha acquisito un sempre maggior ruolo determinante all'interno dell'amministrazione comunale. Lo abbiamo visto con il caso vergognoso di Arezzo Cassa, dove per la prima volta nella storia delle società partecipate si è andati a eleggere in maniera unilaterale, senza un accordo con gli altri comuni che rappresentavano culturalmente la maggioranza, il presidente e il consiglio, il collegio dei revisori, eccetera. Ora io non so se esiste un modello Coingas, e questo lo deve valutare l'attività i magistrati che svolgono. Peraltro siamo ancora in una fase preliminare che immagino avrà una conclusione per un verso o per un altro nelle prossime settimane. Però la politica e le proposte politiche non si però, fanno Ruscelli, scusi, partendo no, quindi devo dire una cosa, ci sono delle telefonate intercettate, trascritte, ok, attribuite al sindaco, mai smentite, attribuite all'assessore Merelli, mai smentite, le avrà sentite. Sì, ecco, sì, facciamolo con... No, stavo dicevo, arrivando. Merita quelle un giudizio, non penale, non giuridico, ma un giudizio politico. Allora, io credo che chi è eletto sindaco per primo, ma in generale tutti gli eletti in qualsiasi livello istituzionale, abbiano come principale obiettivo quello di difendere e lavorare nell'interesse di tutti i cittadini. Nel momento in cui si inseriscono il dubbio che un'azione amministrativa possa coprire comportamenti che abbiano o meno una rilevanza penale, ma che possono suscitare un giudizio morale sconveniente, quali quelli emersi dalle trascrizioni apparse sui giornali, non si fa l'interesse dei cittadini, si fa un interesse diverso e i cittadini ne devono prendere atto. Però, dicevo, costruire campagne elettorali sul tema delle indagini credo che sia scorretto, perché se riconquisteremo il comune di Arezzo
lo dovremo riconquistare per effetto di un progetto politico, di una candidatura in grado di vincere il consenso dei cittadini e non per un avviso di garanzia in meno o in più che possa arrivare a Ghinelli o a qualcun altro. In merito a tutte le ultime alluvioni, lei ritiene che c'è delle responsabilità dell'amministrazione o è solo il cambiamento climatico e non si poteva fare nulla per prevenirle, per proteggere i cittadini da questa alluvione? In merito alle recenti alluvioni rilevo un ruolo determinante e fondamentale della Regione, una vicinanza dei cittadini da parte della Regione e dei nostri referenti in Regione, io credo esemplare, forse un po' di attenzione in più propedeutica da parte dell'amministrazione comunale avrebbe, non so se evitato, forse creato un ammortizzatore rispetto a quello che è successo. Dopodiché io non sono per speculare sui fatti atmosferici, perché quando ero assessore alla viabilità e venivano 3 metri di neve si isolavano i paesi e poi ci sono anche fenomeni del tutto eccezionali che vanno considerati. Però un buon amministratore deve porsi come obiettivo quello di prevenire le situazioni di criticità, sempre e in ogni momento. L'ultima domanda, noi abbiamo avuto Angelo Rossi, no, la scorsa settimana. Il motivo della sua presenza, oltre che il piacere di averlo con noi, era questo scambio molto vivace con l'assessore e senatrice Tiziana Nisini. Abbiamo capito che insomma non scorre proprio buon sangue, no, tra i due attuali iscritti, comunque di iscritti, no? Mi correggo perché non hanno la testa, i due attuali consiglieri che fanno parte del gruppo di Forza Italia, ma che appunto puntualizzano che non hanno la tessera del partito, l'ha fatto proprio qui Angelo Rossi. Ecco, nella prossima formazione di questo soggetto che poi andrà insomma poi a proporre anche il nuovo candidato, guarderete anche a questo tipo di risorse? Arezzo quindi, nel cuore. Ecco, ad Arezzo nel cuore, che lo prendiamo come esempio, ma è un impegno civico ovviamente nel fare politica, no? Più che una targa. Vero è che poi loro venivano anche dal gruppo che portava il nome di Ghinelli, no? Però sono stati veramente molto... No, la Mary, no? Dalle Cicale. Come no? No, quello era il partito delle Cicale, ma non ha fatto campagna elettorale con quello, l'ha fatta con una Ghinelli. Quindi ecco, guarderete anche a questo tipo di impegno e a questo tipo di realtà, risorse, chiamiamole come volete voi, oppure no? Vedremo. Troppo presto. No, perché insomma, non volevamo capire intanto se c'era qualche... Mi sembra di avervi dato degli indicatori, insomma, no, abbastanza... Non chiudo la porta. Allora, ripeto... Non è un tema neanche che spetta al segretario provinciale. La valutazione delle strategie, della composizione di un quadro politico, di una coalizione che faccia riferimento a una candidatura deve essere oggetto di una valutazione ampia. Sicuramente, questo lo posso dire, una grande attenzione al civismo e alle realtà professionali, alla vita imprenditoriale, vitale, professionale della città di Arezzo andrà data, assolutamente. Dopodiché le forme con cui questa cosa accadrà lo vedremo vivendo nelle prossime settimane. Va bene, allora io direi di invitarlo quando sarà diventato segretario, lo invitiamo già fin da ora. Così io vengo sempre volentieri, ecco. Dagli amici. Gli facciamo in bocca al lupo, ma anche se è candidato unico. No, lo facciamo in bocca al lupo, perché ci vuole. Viva il lupo, perché esatto. Io non sono per far del male agli animali. No, lo sappiamo, poi anche la sua storia personale. Quindi noi invece ci vediamo la prossima settimana con un altro ospite. Chissà con quali altre novità, chissà, perché qui esatto. da un giorno all'altro. Una settimana lunga, quindi ne succedono tante. Grazie a Francesco Ruscelli. Chissà che non ci tocchi farne due la settimana per riuscire a... per essere attuali. Sì, per essere attuali. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci.